Oh,
Dragone, e te la guardi, ti piace la targa? Vista la targa? Almeno questo, sudata! Sì, sì, sudatissima! Per niente, quel poco di sforzo che riesco a fare, sudata, sì. No, no, bella giornata, tutto a posto, mi è piaciuto tutto. Ringraziamenti? No, beh, io sono un semplice amatore. Da solo, tutto da solo? Sì, sì, tutto fai da te. Complimenti a Vincenzo, andiamo appresso, stavolta vengo dopo da te, tu sei... No, lui ha vinto, diciamo, per... Vitolo. Ah, sei Vitolo, insomma, in gara 2 ti ho visto benino, però... Perché l'hai vinta gara 2, non so. Sì, l'hai vinta gara 2, infatti. Scivolato in gara 1. Sei? Scivolato. In gara 1. Sì. Bella giornata, ringrazio l'organizzazione, la ditta di famiglia La Vitolo Parts, il mio manager Felice Compagnone e tutti quelli che mi seguono. Senti, ma la barba è poco aerodinamica secondo me. No? La barba non dà fastidio. Scherzavo. Andiamo avanti, allora tu, Vito Di Carlo, sì, bella belle mance anche, ok, non mi distraete, belle mance, complimenti anche a te. Un po' sfortunate, però ottima organizzazione, pista bellissima. Soddisfatto la tua gara? Sì. Bravo anche io, andiamo avanti, tu sei una vecchia wolf, okay, ma ho visto chi sei tu. E non ci stai niente da fare questi ragazzi qua. No, no, viaggiano, viaggiano, ragazzi. Sì, sì. E niente, bellissima giornata di motocross, mi sono divertito, va bene così. Bene, complimenti, andiamo avanti, Salvatore sta qua. Allora, Salvatore, faccio retromarcia. Bel passo, complimenti, sei di un'altra categoria già, quindi già abbiamo già detto che l'anno prossimo, Sì, l'anno prossimo saremo in mid class. Oggi è andata bene, ringrazio l'organizzazione, una bella pista, anche il mio coach Ivan Di Bello, Tony Cerbone e tutto il team Fashion Bike. Come è andato su queste due prove? Ti sono piaciute? Diciamo bene, devo ringraziare i ragazzi che non sono venuti, altrimenti non ce la facevo. Vabbè, ma le gare su queste non è che... Sì. Cioè il merito è per chi c'è, per chi fa il risultato. Sì, è vero. Bellissima giornata però.